I posti migliori al cinema. Grandi schermi, potenti attrezzature audio, quell'appetitoso aroma di popcorn e l'atmosfera di eccitazione. I cinematografi di oggi sì che sanno come impressionare il pubblico, ma anche se vai assiduamente al cinema potrebbero esserci cose che non sai su questo mondo. Tipo, quali posti sono considerati i migliori da vari specialisti e perché? Per prima cosa, sapevi che lo schermo dei cinema si chiama schermo d'argento? Questo perché tempo fa veniva davvero aggiunto dell'argento al materiale dello schermo per rendere la sua superficie molto riflettente. Oppure al posto dell'argento a volte si usava l'alluminio, che ha le stesse caratteristiche riflettenti. Ma la cosa più bella è che gli schermi d'argento sono tornati. Sono perfetti per i film 3D. Non tutti gli schermi sono totalmente bianchi o d'argento, però. La maggior parte dei cinematografi ha schermi perlescenti. Tali schermi non solo presentano un buon contrasto, ma restituiscono anche un'immagine non eccessivamente luminosa. Il colore bianco non è abbastanza riflettente e un film riprodotto su uno schermo bianco come La neve potrebbe risultare troppo spento. Se ti avvicinassi allo schermo di un cinema con una lente di ingrandimento, ti sembrerebbe un setaccio. Eh sì, perché ci sono 5500 piccoli fori per ogni 0,1 metro quadrato e non servono per una migliore ventilazione, bensì per una migliore qualità del suono. Potenti altoparlanti sono installati nelle pareti della sala a destra e a sinistra, sul soffitto e in fondo, ma ci sono anche altoparlanti nascosti dietro allo schermo. Quelle decine di migliaia di forellini minuscoli permettono al suono proveniente da dietro di raggiungerti. Alcuni schermi sono appesi alla parete, mentre altri sono fissati a un supporto separato. Normalmente si tratta di schermi di grandi formati, ad esempio l'IMAX. Se fossero appesi al muro non potrebbero avere dimensioni di questo tipo. Quando compriamo i biglietti scegliamo sempre i posti centrali, ovvio, ci sembrano i migliori. Ma specialisti in vari settori hanno da dire la loro sui posti migliori in sala. Per esempio, gli esperti di attrezzature sonore ritengono che per godersi il suono al massimo bisogna scegliere i posti al centro della fila. E la fila ideale è quella a 2/3 della sala, lontano dallo schermo, dove si trova l'attrezzatura speciale che aiuta a calcolare il necessario equilibrio tra il volume degli altoparlanti e altri parametri. Quindi, quando si sceglie un posto nella sala, bisogna dividerla in tre parti per orizzontale e scegliere un posto tra la seconda e la terza parte, nel mezzo della fila. I medici, d'altra parte, sono più preoccupati per la tua salute che per gli effetti sonori impressionanti. Secondo loro non dovresti scegliere i posti proprio di fronte allo schermo. Se stai troppo avanti, infatti, dovrai piegare la testa indietro. Già a metà del film il collo ti farà male perché hai una postura sbagliata. Interessante il fatto che invece gli oculisti non abbiano nulla da ridire sulla prima fila. Secondo loro non c'è differenza se guardi il film dalle prime file o dalle ultime. La schiena e il collo però non sono d'accordo. Gli ingegneri del cinema sanno quali sedili offrono il miglior campo visivo. Per essere totalmente assorbito dall'azione che si svolge sullo schermo, devi scegliere un posto in cui i lati dello schermo corrispondano ai limiti del tuo campo visivo. Spoiler alert, questo posto non sarà troppo vicino allo schermo. I critici cinematografici sono sicuri che i posti migliori siano quelli ai lati della sala. Seduto lì non sei distratto dai commenti degli altri, dalla gente che mastica o da altri rumori di sorta. E poi sicuramente non avrai problemi a fare una corsa in bagno se serve, oppure ad uscire dalla sala se ricevi una telefonata. I cineasti 3D scelgono sempre i posti al centro della sala, di solito più o meno alla sesta fila. Da quei posti, infatti, i film 3D sembrano più spettacolari. Se il tuo posto è troppo vicino allo schermo, dovrai girare la testa per tutto il tempo, nel tentativo di goderti tutti gli effetti speciali. Alcuni oggetti 3D appariranno dopo rispetto a quando dovresti vederli. Le file dietro non sono una grande idea. Essendo troppo lontane dallo schermo, ti faranno inevitabilmente perdere alcuni effetti 3D. Per quanto riguarda i tecnologi del cinema, preferiscono i posti a sedere al centro della fila perché è lì che la luminosità dello schermo è la migliore. Le sale cinematografiche moderne sono solitamente dotate di schermi che riflettono la luce in una particolare direzione, per lo più in avanti. Ecco perché se ci si trova su un sedile laterale, soprattutto nelle prime file, potrebbe sembrare che una parte dello schermo sia più scura dell'altra. In ogni caso, la cosa principale che dovresti considerare sono le tue esigenze personali. Vuoi sgranchirti le gambe? Scegli un posto a sedere sul lato. Ti piace il suono chiaro e forte? Allora siediti al centro.
Mi piacerebbe un sacco sapere quali posti scegliete quando vedete un film al cinema e perché. Lasciate un commento! Se c'è qualcosa che non va con il film che stai guardando, ad esempio se l'immagine è sfocata o non è centrata, beh, oggi non troverai nessuno nella cabina di proiezione. Rispetto a prima, gli specialisti programmano i proiettori cinematografici digitali e se ne vanno. Ecco perché se c'è un problema dovrai andare nella hall e cercare un membro del personale che può risolverlo. Ma anche se è così, comunque ci controllano. In ogni cinema ci sono telecamere dirette ai sedili. È un'importante misura di sicurezza che aiuta a prevenire il furto e ogni tipo di comportamento improprio. A proposito, ci sono giorni in cui andare al cinema è più conveniente. Ad esempio, si dice che il lunedì e il mercoledì siano un po' meno affollati. Quindi se vuoi goderti il film senza perderti nella folla, opta per questi giorni. Anche qui, meno persone ci sono, più avrai scelta di posti a sedere. Durante le vacanze, d'altronde, i cinema pullulano di gente. Se vuoi risparmiare un po', vai al cinema nel pomeriggio. È molto probabile che sia più economico rispetto alla sera e non dovrai lottare per i posti migliori. L'aria condizionata è stata installata per la prima volta in un cinema già negli anni 20. Il primo luogo in cui l'hanno installata è stato il Rivoli Theatre a Times Square, a New York. I portabicchieri, invece, sono apparsi decenni dopo. L'AMC Theatres ha iniziato ad usarli solo nel 1981. Prima di allora la gente doveva reggere la bevanda per tutto il film. Quando sono apparsi sempre più film digitali, molti piccoli teatri non hanno avuto più mercato. Questo tipo di film necessita di proiettori speciali che costano un occhio della testa e i piccoli business non potevano permetterseli. Poche persone vanno al cinema senza comprare qualcosa da sgranocchiare o bere durante lo spettacolo e comunque, nonostante ciò, tutti pensiamo che al cinema la roba costi troppo. Cioè, i popcorn costano 7 volte di più rispetto al supermercato. La risposta è semplice. I cinema non guadagnano con i biglietti perché la percentuale che va alle case produttrici è altissima. Per i film famosissimi si arriva persino al 70%. Ogni volta che paghi una fortuna per i popcorn, ricordati che stai aiutando il cinema a lavorare. Se vivi in una grande città, potresti beccare un attore famoso nel bel mezzo della sala. Eh sì, le star lavorano sodo, quindi è normale che vogliano vedere le reazioni degli spettatori. E se sei fortunato, il tuo attore o la tua attrice preferiti non saranno nemmeno in incognita. Fateci sapere nei commenti se vi è mai capitato di vedere il vostro attore o attrice preferiti. Gli occhiali 3D possono darci fastidio a livello fisico. È uno dei motivi per cui questo format sta perdendo la popolarità che aveva ottenuto inizialmente. Quando guardi qualcosa in 3D, infatti, gli occhi informano il cervello che ti stai muovendo, ma la parte interna delle orecchie, responsabile del rilevamento del movimento, sostiene che sei ancora saldamente piantato al tuo posto. Questi due messaggi contrastanti confondono il tuo cervello e inizi a sentire la nausea. Ehi, mi raccomando, non buttare il bicchiere dei popcorn quando li finisci, potrebbe tornarti utile poi. Non so se hai capito che intendo. Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, allora metti like al video e condividilo con un amico. Ed ecco altri video che penso ti piaceranno. Devi solo cliccare a sinistra o a destra e rimarrai con noi sul lato positivo della vita.